Vari sistemi filosofici hanno individuato un numero che fungesse da chiave cosmologica. Euclide indica nel 6 il primo dei numeri perfetti, in quanto somma dei suoi divisori escluso se stesso. Per Pitagora, invece, il 10 comprendeva in sé il tutto, lo spazio, la superficie piana, la linea e il punto. La figura che emerse da questa concezione andò a costituire l'emblema dell'ordine e dell'armonia del cosmo. E questo simbolo fu conosciuto con il nome di Tetractius.